Ok, adesso che abbiamo visto come essenzialmente riuscire a entrare con la mappa e come usare il nostro Kuberite, andiamo a vedere come possiamo inserirci un mondo nuovo, no? Quindi facciamo che ci disconnettiamo un secondo. Inserimento di un mondo nuovo è un pochino impegnativo, quindi magari usciamo anche dal server, tutti, e poi andiamo a vedere se riusciamo a trovare il nostro new server. Dovremmo averlo. Ok, ecco, abbiamo qui sotto Downloads un salvataggio di un server Minecraft. Lo andiamo a vedere. Questo qui era il nostro client. Ci prendiamo un'altra finestra terminale e andiamo dentro cd downloads. Poi vi ho detto che il nostro new server era sotto 2017-07. Di 2017-07, ed è che qui abbiamo dei salvataggi di mondi e abbiamo questo new server. Allora, questo new server che abbiamo qua lo vogliamo copiare sotto questo server. Vedete che qui ci sono anche i nostri mondi, World ad esempio, e vogliamo sostituire il new server a World. Quindi, presto fatto, facciamo move. Quindi se voi lo fate sotto Windows, aprite la finestra dove c'è il server e gli rinominate world in world.origin e poi copiamo questo new server. Possiamo farlo per esempio col Finder, quindi facciamo. Forse è più semplice per voi. New server. Ok, vedete che questo. Apriamo questo signore qua dove c'è il new server e andiamo nella cartella e poi qui andiamo nella cartella del server. Server. Ce l'avevamo, ma Ctrl Shift G, andiamo document server, perfetto, e dovevamo essentials e qui abbiamo un server, ok, però andiamo fuori logins. Ok, e vediamo che qui c'è World Original, quindi prendiamo questo nuovo server che qua, facciamo copia e poi qua facciamo ce la farà a fare il past. Facciamo un duplicate, ok, e poi questo new server copy lo spostiamo, che facciamo qui. Ok, e questo lo chiamiamo world, in modo tale che Kuberite se lo prende tranquillamente. Ok, questo
questo punto torniamo nei nostri, nelle nostre finestrelle. Qui abbiamo il nostro server che Kubernetes parte. Okay. Qui dà qualche erroruccio perché alcune delle entità di Minecraft non sono supportate da Kubernetes, ma la cosa interessante è che rispetto a Minetest queste entità sono una quantità ragionevole, non sono tantissime, saranno una quarantinaia. E comunque c'è scritto le coordinate in cui sono messe. Okay? Facciamo partire il nostro client, entriamo nel nostro mondo. Ok. Quindi profilo Light Loader 1.12.2. La mappa l'ho messa soprattutto perché, come vedrete adesso, probabilmente entriamo non esattamente dove uno si aspetta, quindi per potersi ambientare è utile vederlo con la mappa. Quindi tutto ciò è nato proprio per potersi ambientare in un mondo nuovo. Voxel Map sta caricando. Ok, una mod Voxel Map c'è, perfetto. Andiamo in multigiocatore, andiamo a collegarci nel nostro Kubernetes. Vedete che entra. Vediamo tutto schermo, riprendiamo partita. E siamo finiti in mezzo all'oceano. Ok, in effetti siamo in un'area un pochino disperata. Andiamo sulle opzioni e mettiamo la grafica al massimo in modo tale da vedere anche un pochino lontano. Ok, vedete che siamo in mezzo al mare. Quindi per capirci qualcosa facciamo M mappa. No. In realtà siamo già fortunati, nel senso che qui vedete che c'è una specie di porticciolo, ma vicino, e vedete che in effetti a questo punto posso scoprire, diciamo, questo mondo, questa città. E questo non so se sia il campo da calcio. Vedere dove siamo. No, non era il campo da calcio, era una specie di serra. Vedete che mi sono teleportato. Uffa, usciamo da questa serra. Ah, questo è il campo da calcio. Quindi teleportiamoci qua. E qui siamo nel campo da calcio e come vedete qui abbiamo il mondo costruito, quindi con tanto di ospedale, elicottero, e poi laggiù, se non vado errato, c'è anche una sorta di chiesa cattedrale. Ecco, come vedete, abbiamo conservato una chiesetta, e se non mi ricordo se abbiamo perso qualcosa, probabilmente sì. Ah, già, lì c'è la chiesa, andiamo a vederla. La cosa che ho notato è che sicuramente abbiamo perso, almeno una volta prima, sono i cartelli. Però le costruzioni, diversamente da Mindtest, appaiono intonse o quasi. E quindi abbiamo, vedete, i cartelli sono da rifare. Però, essendo in modalità creativa, basta cercare sign, cartello. E il cartello, volendo, possiamo metterlo in quel cartello. Vedete che l'abbiamo messo. Quindi possiamo rimettere i cartelli per
più o meno come erano prima, l'unica cosa è il problema, dobbiamo rifarlo. Per il resto, so che i command block non funzionano in Kubernetes, ci sono alcune cose che funzionano, alcune cose che non lo fanno, ma in media, da quello che ho capito, Kubernetes è molto più aderente a Minecraft e la cosa forse che piace di più, potrebbe piacere molto di più ai ragazzini, ai ragazzi, è che senza aver fatto niente i mob esistono. Questo qui non li vedo, però se andiamo in campagna si dovrebbero vedere. Eccoli lì, vedete che sono i maialini e la notte è anche qualcosa di un pochino più inquietante dei maialini. Che girano per il nostro mondo. Ok, credo che tutto questo giro su Kubernetes, ovviamente Kubernetes è un universo a sé e quindi va visto poi meglio, ma direi che come primo impatto